Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile e Felice. Oggi prepariamo filetti di lampuga in padella alla pizzaiola. Per questa ricetta occorrono filetti di lampuga, olio extravergine di oliva, un po' di cipolla, qualche spicchio d'aglio, origano, sale e pepe o peperoncino a piacere, 1, 2 o massimo 3 pomodori pelati tagliati a filetti, un po' di vino bianco e un po' di pesto che prepareremo triturando o pestando nel mortaio un po' di erbette profumate, qualche mandorla, un po' di formaggio stagionato tipo grana o parmigiano e qualche pinolo. Procederemo in questo modo. Per ottenere due filetti dalla lampuga procedete in questo modo. Tagliate la parte superiore a sinistra e a destra della lisca centrale. In questo modo. Come vedete, la lisca centrale è separata dai due filetti. Fate lo stesso anche nella parte inferiore. A sinistra e a destra. Separate poi la testa procedendo dalla base delle branchie, in questo modo, da una parte e dall'altra. Ecco qua il primo filetto, giriamo il pesce e facciamo lo stesso dall'altra parte. Ecco qua, i due filetti sono pronti. Una volta ottenuto il filetto, possiamo procedere ad eliminare le spine che ancora sono rimaste, che sono qui nella parte alta del dorso.
toccate poi con le dita per essere sicuri. E qui nella parte centrale del filetto, anche qua incidete a destra e a sinistra della fila di spine fino ad arrivare alla pelle, ma senza incidere la pelle. Toccate un po' per vedere se ce n'è qualcuna che vi fosse mai, casomai sfuggita. E adesso potete procedere al lavaggio. Bisognerà sciacquarlo sotto l'acqua corrente, delicatamente. Se volete cucinare i filetti con la pelle, vi ricordo di squamarli attentamente. Se invece volete togliere la pelle, fate in questo modo. Prendete il filetto, incidete qui dove è la punta della coda e con un coltello, possibilmente affilato, salite su fino alla fine del filetto, tenendo con le mani un po' di pelle in modo da non farla. Ecco qui il nostro filetto. Preparate il pesto mettendo le erbette in una scodella o nel mortaio, aggiungendo le mandorle e i pinoli. Formaggio tagliato a pezzetti e cominciando a pestare. Aggiungete anche un po' di olio. Se volete potete utilizzare il tritatutto. Mettete l'olio in una padella, versate la cipolla e l'aglio, tritati e fate appassire a fuoco lento. Aggiungete peperoncino e pepe a piacere e aggiungete anche le erbette pestate. Pestate insieme alle mandorle e ai pinoli. Aggiungete sempre a fuoco molto lento. Mettete un po' di vino nella scodellina del pesto e aggiungete anche il vino all'intingolo. Quando avrà ripreso il bollore, aggiungete anche i pomodori pelati. Fate cuocere 5-6 minuti.
Quando saranno trascorsi 2-3 minuti, aggiungete una buona manciatina di origano. Quando sarà trascorso il tempo e il sugo è pronto, mettete una manciatina di prezzemolo tritato . Mettete un pizzico di pepe sui filetti . Un pizzico di sale . E mettete i filetti sull'intingolo . Se avete lasciato la pelle, metteteli dalla parte della pelle. Volendo potete anche tagliarli in pezzetti più piccoli. Alzate il fuoco e fate cuocere 3 minuti senza rivoltare. Se li volete molto cotti, coprite con un coperchio. Irrorate con il fondo di cottura. Servite nel piatto di portata irrorando con il fondo di cottura e i pomodori. Per queste ed altre ricette vi aspettiamo sul nostro sito Casa Facile Felice. Arrivederci alla prossima preparazione.